Ciao bambini, oggi con Pippo vi voglio leggere questa bellissima storia. Allora, si intitola Non avere paura. Lei è Laura. Un giorno raccontò all'amico Fiore della paura che le faceva battere forte il cuore. Non preoccuparti, le disse il Fiore, basta un poco di colore. Vedrai, con un raggio di colore avrai più coraggio. Lo ringraziò e se ne andò con i raggi di colore. Sei un vero amico, le disse. Così, di rosso colorata, la paura era scappata. Corre veloce fino in fondo alla valle, dove tutte tremanti, con la paura alle stelle, l'aspettavano le altre pecorelle. Ve lo dico con il cuore, non dovete più avere timore, basta solo cambiare colore. Con questo trucco portentoso potremo sconfiggere il lupo spaventoso. Così fu che in un istante arrivarono da ogni continente tanti amici. Il leone, il tucano, il corvo e perfino l'elefante. Con tutti i colori le aiutavano a dipingersi proprio come fanno i pittori. Ma ecco che ad un tratto si avvicina quatto, un lupo, cupo e arrabbiato. Mamma mia, arriva il lupo! Ecco, ma rimane sbalordito, perché c'è solo un prato fiorito. Il lupo affamato e scoraggiato se ne va. Andrà a mangiare il brodo che ieri ha avanzato. E allora, buon appetito, lupo! Ciao bambini!